Un buon Natale a tutti i tifosi di basket di Montecatini e ascoltatori di TVL, Sport TVL da Raffaello De Maio e Matteo Baccellini qui accanto a me. Siamo al Palaterme per l'ultima partita del 2019, la penultima partita di andata del campionato di Serie B. Montecatini che ospita il Levante Torrenova, squadra siciliana, seconda partita contro una squadra siciliana di questo campionato. La prima è andata male contro Capo d'Orlando, come sono andate male finora tutte le partite giocate finora per Montecatini, che a caccia dell'ultima, della prima vittoria stagionale. Sicuramente, Matteo, siamo davanti a una delle partite più importanti della stagione, almeno dal punto di vista mentale. Buonasera a tutti, partita importante come lo sono state del resto anche altre in precedenza. Qualche volta Montecatini ha offerto buone prestazioni andando vicino alla vittoria, penso all'ultima sconfitta di 7 giorni fa nel derby contro Piombino, per certi versi anche alla precedente partita casalinga con Valsesia. L'augurio è che ovviamente anche stasera ci sia una partita tirata, e ovviamente lo diciamo un po' tutte le volte, rischiamo di essere ripetitivi, l'augurio è che prima o poi, Raffaello, arrivi questa benedetta prima vittoria che ci sblocchi la classifica, ci faccia passare anche un Natale leggermente più sereno. Di fronte aggiungo anche una discreta cornice di pubblico stasera, che è giusto sottolineare. Sì, dovuta anche alla festa degli auguri che ci sarà dopo la partita, ma sicuramente il pubblico è molto numeroso, sicuramente siamo al record stagionale di presenze. Mercante, Vita, Tibetti, Tommei e Main in campo per Montecatini. Per Torrenova abbiamo il numero 8 Boffelli, il numero 9 il grande ex di turno Daniele D'Andrea, che salterà 2 con Mercante. Poi abbiamo un altro ex però che ha giocato a Montecatini nella sua storia, quell'altra Montecatini, ovvero Obin Ankvukoye, che per comodità chiameremo Obin per evitare di chiamarlo nelle 3000 modi diversi. Completa il quintetto poi per Torrenova, appena vedremo il numero di maglia ve lo diremo. E comunque primo attacco per Montecatini con Meini per Tommei, in palleggio ancora Meini, Gullo a completare il quintetto di Torrenova. Il capitano Mercante da 3 punti, si alza subito e realizza il primo canestro della partita. Jacopo Mercante, il capo anche Santucci per Torrenova, che si prende subito il tiro da 3 punti, lo sbaglia, rimbalzo per Tibetti, poi Tommei, arresto, tiro da 3 punti, comincia con un 2 su 2 da 3 punti Montecatini. E c'è anche, Matteo, la tribunetta con i piccoli tifosi a aiutare a esultare il Palaterme. È una tribunetta che da un po' di tempo non vedevamo aperta, ci fa anche piacere questa novità, diciamo, anche se parziale. Ancora un errore da parte di Torrenova, Montecatini che è partita bene con questo 2 su 2 da 3 punti. Mercante, mano calda, ci riprova, sbaglia questa volta, rimbalzo nelle mani di Gullo, capitano di Torrenova. Torrenova che ancora non ha realizzato i suoi primi 2 punti, se ne sono andati quasi un minuto e mezzo di gioco in questo primo quarto. Rimessa in zona offensiva, siamo 6-0, va a ricevere Torrenova, è l'azione chiamata dallo stesso Gullo, difficoltà a ricevere, nuovamente Gullo, è lui che prova a sfidare Mercante, 2 secondi per il tiro, deve tirare sulla sirena e arriva la tripla dell'ex, la tripla di D'Andrea che va a segno. Dall'altra parte Mercante prova subito a servire Vita, ma c'è un intercetto, canestro di 3 punti, da 3 punti per D'Andrea, che è arrivato veramente sulla sirena del 24° secondo. Adesso esce Tommei, Meini prova lui la penetrazione, stoppato praticamente Meini, è Gullo che gli porta via il pallone,
dall'altra parte arriva l'errore in Cuoche, poi palla recuperata, l'ultimo a toccare è stato un giocatore di Torrenova, la protesta da parte di Matteo Santucci, però la palla è per Montecatini. Azione offensiva per Montecatini, da Mercante a Tommè che esce dal blocco. Tommè in palleggi, si arresta, parabola altissima per Tommè, sbaglia Tommè, il rimbalzo di Obinna, contropiede e arriveranno due punti comodi per Santucci. 5-0 di Torrenova, tutto da rifare. Tutto da rifare, 6-5 per Montecatini, giocati 2 minuti e 40 in questo primo quarto della partita, fondamentale per il futuro di Montecatini. Mercante, frazione di passi, gli arbitri sono Marchigiani, Bertolini e Bertuccioli. Bartolini e Bertuccioli. E provo dopo i primi due canestri da tre punti, uno di Mercante e uno di Tommei. Montecatini si è fermata in attacco. Gullo per non dà la palla a Santucci, ma riceve in mezzo all'aria Obinna, si muove bene su Tiberti, forse passi di Obinna non fischiati, comunque arriva l'errore, il rimbalzo di Tiberti, poi Meini per Vita, uno contro uno contro D'Andrea, ci prova Joseph, arriva fino in mezzo all'aria, poi tira da sotto, sbaglia però, rimbalzo di Gullo, Boffelli, pericolo pubblico numero uno, da due, corto, rimbalzo di Meini. Meini spinge la transizione, Tiberti a tutta velocità, canestro e fallo realizzato da Tiberti, fallo di Santucci. Tiberti è stato molto furbo a tirare, l'arbitro ha atteso che il pallone decidesse la sua destinazione. Sono arrivati i primi due punti per Amedeo Tiberti, che ha debuttato in maglia Montecatini domenica scorsa, appena arrivato contro Piombino, autore di una prestazione sicuramente positiva. Libero aggiuntivo per Tiberti che lo realizza, tre punti per lui, 9-5 per Montecatini. Santucci per Boffelli, marcato da Vita dopo il cambio difensivo, Boffelli lo brucia, va a tirare da sotto, non lo può marcare Vita Boffelli. E infatti entrerà credo Zanini subito per provare a limitare l'oriundo nei cambi difensivi. Vita si va a costruire un buon tiro da sotto, va a realizzare, 11-7, primi due per Vita. Gullo, ora c'è un fallo alla difesa di Montecatini, Tiberti, primo fallo di squadra per Montecatini. Esce Mercante, entra Zanini. Tutto a disposizione per coach Alberto Tonfoni. Difficoltà della rimessa, 5 secondi, palla persa per Torrenova, che da quando ha cambiato allenatore e l'arrivo dell'esperto coach Tony Trullo ha vinto 3 partite di fila. Questa è la quarta partita con Trullo in panchina. Tommei per Meini, arriva blocco di Vita, Meini gira molto a largo, Zanini per Tommei, bella gioco a due con Zanini, Zanini ha una bella palla per Santucci che sbaglia però da sotto, sta per riprendersi, per Tiberti scusate, Tiberti prende il rimbalzo e va a realizzare con quella che non è la sua mano perché lui è mancino. Boffelli si mette in proprio, arriva il fallo di Meini, vediamo un po'.
se l'arbitro assegna il fallo a Meni o a Tiberti, lo assegna a Meni. Primo fallo del capitano. Boffelli in zingarata, si è guadagnato due liberi che andrà a effettuare da qui a poco per scrivere il primo punto della sua partita. Realizza Boffelli. Due su due per Boffelli, 13-9 Montecatini, giocati i primi 5 minuti del primo quarto. Meini per Tiberti, poi Tommei, una zona un po' mista per Torrenova. Tommei prova a sbagliarla col tiro centrale, poi fallo alla difesa di Torrenova, credo ad Andrea, anzi no, fallo in attacco a Vita, a rimbalzo, fallo a Vita, primo fallo per Vita. D'Andrea per Gullo, nessun cambio per ora effettuato da coach Trullo. Riceve D'Andrea, lavora uno contro uno, si gira, tira, sbaglia, rimbalzo di Boffelli, ha una mano, va a realizzare dall'angolo Santiago Boffelli, 13-11. Meini per Zanini che va dentro, si ferma, passi di Zanini che ha fermato il terzo tempo. Esce Tommei, entra Francesco Galli, ha già dato uso alla panchina coach Tonfoni. Obinna riceve da Gullo, Gullo per Santucci, poi Obinna cercato ancora da D'Andrea, c'è il fallo di Galli. Rimessa in zona d'attacco per Torrenova, Boffelli, uno contro Tiberti, forse doppio, forse triplo, palla recuperata comunque da Tiberti, buon lavoro suo e di Meini. Galli, fallo alla difesa di Torrenova, è il secondo fallo fischiato alla difesa siciliana, Montecatini è già in bonus. 3:47 alla fine del primo quarto. Vita riceve da Meini, va a tirare da sotto, sbaglia, rimbalzo e di ancora Vita che lavora bene, commette passi, passi, facciamo i passi per Beppe Vita. Terzo cambio per Montecatini, esce Vita, entra Miloš Divac. Attacca per il pareggio Torrenova, Zanini che marca da vicino Binna, arriva Santucci, ancora cambio difensivo, Boffelli per D'Andrea, marcato da Tiberti, D'Andrea prende spazio sul bello, si gira, semigancio, sbaglia, rimbalzo di Zanini, ma è stato determinante Meini nel togliere la palla dalle mani di Obinna. Tiberti non ha il tiro da tre punti nelle sue corde, infatti prova a andare a tirare da sotto, zingarata di Tiberti che va a realizzare il punto numero 15 per Montecatini. Mamma mia Tiberti, che giocata, che canestro, grande personalità ma anche mezzi tecnici e atletici aggiungerei. Più 4 per Montecatini, nuova azione con Santucci che, se non abbiamo visto bene,
esatto, ha pestato la linea di fondo, il canestro era anche entrato, azione fortunata diciamo così per Montecatini. Adesso arriva un cambio ed esce Capitan Meini che lascia il posto a Cipriani, quindi Galli, Cipriani con Galli e con Tiberti, è già il quarto cambio per coach Tonfoni nei primi 7 minuti, segno che vuole dar fondo un po' alla sua panchina ma anche gestire al meglio le rotazioni che indubbiamente dall'arrivo di Tiberti sono cresciute. Tripla adesso per Galli, lunga, si lotta, smanaccia e recupera Cipriani, Tiberti ha spazio per una tripla dall'angolo, sbaglia ma ancora un rimbalzo e terza azione offensiva per Montecatini. Cipriani prende almeno 2 falli, uno gli viene fischiato. Buon rimbalzo per Montecatini che si è così garantita la possibilità di un nuovo tiro. Non è ancora in situazione di bonus Torrenova. Galli allora prova a sfondare la situazione di blocco, gran palla per Zanini che però perde la maniglia, tentativo di contropiede, Santucci, buona la qua la difesa di Divaz, il rimbalzo e i 2 punti realizzati da Obinna. -2 per Torrenova dopo il canestro, Cipriani avrebbe spazio per la tripla, preferisce buttarsi dentro, si arresta dal centro dell'area, molto ben eseguito, 17-13, 1,5 da giocare in questo primo quarto, direi molto divertente. Zanini al suo bel da fare per tenere il dinamismo di Obinna, va a spendere un fallo. Ancora un cambio, proseguono le rotazioni per coach Tonfoni, stavolta lascia il campo proprio Tiberti, molto positivo anche in questi primi minuti, così come era successo nel primo quarto ma direi un po' in tutta la partita di domenica scorsa contro Piombino. Al suo posto è rientrato Jacopo Mercante, 2 liberi intanto per Obinna. Sbaglia il primo, si resta sul +4. Uno su due con l'aiuto del ferro. Partita rimane piuttosto equilibrata, 17-14. Cipriani non riceve, riceve invece Mercante. Molto spazio per Galli che scarica fuori per Divaz, buona circolazione, la tripla dell'angolo è di Cipriani, gli esce corta, sprecata l'occasione del +6, e allora Torrenova con Obinna che fa sportellate con Zanini, appoggia a tabellone, segna altri 2 punti, giocatore molto difficile direi da marcare. Blocco di Divaz per Cipriani, poi Galli, Galli si arresta da lontanissimo, a segno la tripla di Francesco Galli, sale a quota 20 Montecatini. Santucci adesso che riceve sotto, però viene fischiato un fallo a Jacopo Mercante che cercava di limitare l'avversario. È arrivato un fallo, ancora un cambio per coach Tonfoni, esce Zanini, torna per questi ultimi 28 secondi del primo quarto Joseph Beppe Vita. Boffelli ha messo il primo, segna anche il secondo, cambio, esce proprio lui, entra per la prima volta nel match con il numero 30, se non abbiamo visto male, Marco Morabito, Murabito,
20-18 intanto dopo il 2-2 di Torrenova dalla lunetta con Boffelli. Riceve Galli adesso la Divaz a Cipriani. Cipriani ha spazio, si arresta, poi preferisce giocarla fuori per Mercante. 5 secondi per andare al tiro, forse un fallo. Rimbalzo per Torrenova, 5 secondi per chiudere il quarto e anche l'azione. Si arresta da 3 punti, sbaglia. Numero 4 Santucci. E allora primi 10 minuti che vanno in archivio qua al Palaterme. 20 Montecatini, 18 Torrenova. Inizia il secondo tempo dove abbiamo visto la presentazione di un gruppo minibasket del minibasket Montecatini che fa parte della grande famiglia del settore giovanile rossoblù, la festa degli auguri che vedrà la partecipazione di tutti i tesserati di Montecatini Terme Basketball, Montecatini Terme Basket Junior, minibasket Montecatini, BRB Montecatini e rossoblù. Ricominciata la partita però, più importante qui di Serie B, bella palla di Santucci per Drigo che va a realizzare il pareggio, 20 pari. Montecatini in attacco con Mercante, Galli, Divaz, Cipriani e Vita in campo. Divaz lancia una preghiera in mezzo all'aria di sinistro, va a realizzare i primi 2 punti della sua partita Miloš Divaz. Fallo allora ancora alla difesa di Montecatini. Galli. È il secondo fallo di Galli. Entra Meini. Sono già 7 i falli fischiati alla difesa rossoblù contro i 3 falli fischiati a Torrenova. 22-20. Un minuto giocato nel secondo quarto. Partita che chiude il 2019. Obinna per il tiro da 3 punti sbagliato da Torrenova, nella fattispecie Murabito, però arriva il rimbalzo poi controllato da Montecatini dopo un batti ribatti.
Rimessa di Cipriani per Meni, 22-20. Un minuto e mezzo scarso giocato in questo secondo quarto, dal ritmo abbastanza sonnolento. Poi Cipriani sta per perdere il pallone, Vita è più lesto a recuperarlo, 8 secondi per andare al tiro, Montecatini non ha costruito niente e infatti Mercante deve forzare da 3 punti, sbaglia, rimbalzo è controllato da Obinna che vince la lotta fra Colored con Vita. Sgro da 3 punti, sbaglia, scusate, Gullo, non so da dove è venuto fuori Sgro, Sgro è in panchina, non è ancora entrato, comunque è un giocatore di Torrenova. Passi per Montecatini, altra palla persa per la squadra termale che già quota 7 palle perse, tutti i film già visti purtroppo fino a questo momento, ma stasera occorre in tutti i modi conquistare i primi 2 punti del campionato e poi ricominciare un 2020 in maniera più determinata e con più fiducia. Sbaglia intanto Santucci, rimbalzo per Montecatini, Meini arriva al blocco di Vita, poi ancora Cipriani che cerca ancora Vita, spalle a canestro, lavora contro Obinna, va a sfondare Vita, troppo energico il suo uno contro uno, Vita a secondo fallo. Siamo sempre, Matteo, alle solite palle perse in maniera banale che penalizzano fortemente la prestazione. Sì, una sorta di falsariga che un po' si ripete giornata dopo giornata. E Montecatini, che aveva avuto in un paio di circostanze la possibilità anche di fuggire, è sempre lì con 2 punti di vantaggio. E con Torrenova che fin qua non ha dato la sensazione ancora di essere a tutta. Penetrazione adesso di Santucci che si augurava il canestro e fallo, invece è arrivata l'infrazione di passi. Palla recuperata con Tiberti che rimette in moto Capitan Meini per questa azione. Se ne sono andati quasi 3 minuti in questo secondo quarto in cui Montecatini ha segnato appena 2 punti. Divaz, lo scarico per Mercante, Tiberti si va nell'angolo da Cipriani, la tripla di Cipriani, Montecatini sale a 25, si sblocca, ne aveva bisogno in attacco. Adesso prova a mettere un po' di pressione Meini, ma arriva la tripla da lontanissimo, l'errore da parte di Murabito. Tiberti prova a spingere, prova per Meini, Mercante si affida a Cipriani, poi di nuovo a Tiberti, Mercante sportellate, poi si appoggia al difensore, conquista con grande mestiere, direi anche un fallo. Mercante avrà 2 liberi. In arrivo un cambio per Torrenova, vediamo chi esce, ma intanto prima del cambio che rimetterà sul parquet l'ex D'Andrea c'è un time out. Sì, ne approfitto del time out per coinvolgere Federico Guidi, direttore di Pistoia Sport, il nostro aggredito ospite. Non sei mai venuto a vedere quest'anno, ma ti posso assicurare che è lo stesso film da 13 partite a questa parte. Eh sì, purtroppo ho visto comunque i risultati. Oggi Montecatini per il momento sta tenendo avanti nel punteggio e già questo mi sembra un aspetto che comunque può essere positivo, che denota comunque un pizzico magari di fiducia e di lucidità in più rispetto al solito. Chiaro che in casa e contro un avversario alla portata c'è bisogno di dare una spallata alla partita, aumentare il margine di vantaggio per trovare quella fiducia poi da cavalcare per far sembrare tutto più facile. Anche perché è una squadra che ha perso 13 partite, è chiaro che il peso delle sconfitte poi a livello morale può farsi sentire. Assolutamente, i fantasmi che si possono vedere nel momento in cui gli avversari andranno, se andranno avanti nel punteggio, sono tanti e ricorrenti, perché sono tutti quelli di queste prime 12 sconfitte. Quindi riuscire a gestire questo vantaggio e incrementarlo è il primo passo, perché in questo momento alla squadra di coach Tonfoli non serve giocare bene, quanto magari fare le cose
necessarie per trovare quelle energie positive che fino ad oggi non sono mai arrivate, perché non è mai arrivata una vittoria liberatoria. Grazie Federico, lo sentiremo anche più avanti. Nel corso della gara Mercante con il primo libero scrive impatta il massimo vantaggio Montecatini, che era stato 6-0 a inizio partita con la tripla sua e quella di Tommei. Ora arriviamo al massimo vantaggio con il più 7 grazie al 2-2 di Mercante, che è in campo con Cipriani, Meini, Divas e Diberti. Boffelli da 3 punti subito, da 2 scusate, Boffelli riduce il vantaggio a 4 punti. Meini arriva al blocco di Divaz, Meini scambia con il montenegrino che scarica per Mercante, che va a sbattere contro la difesa, scarica una bella palla per Divaz e costruisce un buon tiro, lo sbaglia. Gullo per Boffelli, Boffelli vorrebbe da Andrea, Murabito per Obin che spende un tiro dal post, sbaglia Obin, rimbalzo di Cipriani, ha avuto coraggio il colored di Torrenova. Tiberti per Cipriani, ancora Mercante, 5 minuti e 15 alla fine, il capitano sfrutta, supera una serie di raddoppi, scarica per Tiberti, scusate, per Divaz e poi Tiberti, 3 secondi, deve tirare Mercante, tira, realizza, subisce fallo. Vediamo se l'arbitro deciderà per lo sfondamento. Calesso valido per Mercante. C'è il fallo del difensore. Quindi libero in arrivo per Jacopo, che è a quota 7. E adesso c'è un altro time out. Credo che sia stato chiesto da coach Alberto Toffoni sul 29-22 per Montecatini. 5 minuti e un secondo alla fine del secondo quarto. Dopo il time out in lunetta Jacopo Mercante, siamo praticamente a metà del secondo quarto, a segno Mercante, punto numero 30 per Montecatini, che ha più 8, prova a difendere cambiando anche sui blocchi, adesso fallo in attacco fischiato ad Andrea che ha cinturato Tiberti nel tentativo di farsi spazio spalle a canestro. Lo sguardo rapido anche ai tabellini, Montecatini fin qua a 8 punti con Mercante, 7 con Tiberti, 5 con Cipriani, questi i migliori. Meini che adesso riceve, prova a buttarsi dentro, si arresta ma Divaz e Tiberti forse si pestano un po' i piedi, poi Meini è costretto a tirare proprio sulla sirena, tirato un attimo dopo,
Dall'altra parte c'è un leader assoluto a livello di punti, è Boffelli, che fin qua è l'unico in doppia cifra di tutta la partita con 10 punti. 3 su 4 per lui. Più 8 per Montecatini, che adesso difende con Mercante su Obinna e poi con Boffelli che va da Gullo. Nell'angolo c'è il tentativo, l'errore al tiro da 3 punti di Murabito. Meini per Mercante, si piazza a spalla canestro. Tiberti, forse passi in penetrazione. Forzatura qua nella circostanza di Tiberti. Allora D'Andrea sfida Divaz, si gira molto bene, Divaz fa una sciocchezza perché va a commettere fallo quando aveva praticamente già perso l'uomo. Fallo e soprattutto libero un po' regalato. Cipriani adesso lascia il parquet a Nicoli, che non era ancora entrato in campo in questa partita. Fa il suo ingresso adesso con 3:43. Sbaglia l'aggiuntivo D'Andrea. Si resta sul più 6 per Montecatini. Divaz prova subito a farsi perdonare, ma la sua tripla centrale non va. Dall'altra parte Nicoli arriva con un attimo di ritardo sull'aiuto e arriva il fallo. Tonfoni non gradisce le ultime due giocate difensive. Piazza un timeout sul 30-24. Obinna e Lunetta con due liberi dopo il fallo subito nell'azione precedente. Obinna realizza, Montecatini è salita a 30-22, massimo vantaggio. Ora il break di Torrenova aperto è di 4-0 con questi liberi di Obinna. Montecatini che non riesce a prendere un vantaggio corposo e si fa pescare sempre in errori abbastanza banali. Ora c'è la zona per Torrenova che andrebbe aperta con il tiro da 3 punti. Meini per Tiberti, per Nicoli da 3 punti, sbaglia. Buona guardia sotto canestro per Obinna e D'Andrea, però bisogna essere convinti del tiro da 3 punti. Ora poi un errore difensivo clamoroso con Gullo che trova la strada spianata per il 6-0. Tiberti per Mercante, Tiberti, Mercante contro Murabito. Mercante sbaglia il doppio rimbalzo in attacco con Tiberti e Nicoli che si tolgono la palla dalle mani. Rimbalzo quindi di Torrenova da 3 punti. Murabito non prende neanche il ferro. Già il terzo tentativo che va a vuoto per Murabito, infatti
coach Trullo, che non è un trullo, lo toglie dal campo. Ed entra Santucci. Almeno una me la dovevano concedere. L'occasione era troppo ghiotta. Meini per Nicoli, che mette a posto i piedi ma non tira. Ancora Meini per Zanini. La palla gira per linee esterne ma non riesce a costruire niente Montecatini. Mancano 3 secondi. Dovrà forzare Nicoli. Forza, sbaglia. Bel tappine però di Paolo Zanini. 1:50 alla fine. +4 Montecatini. Obina per D'Andrea, che si libera bene di Zanini e va a realizzare il suo 7° punto. Buona partita per D'Andrea, ma come tutti i pivot di un certo, di una certa stazza, di buoni movimenti spalle a canestro che ci fanno tremendamente male. Zanini per Nicoli. Mercante, palla nei piedi. 6 secondi, ancora nessuna costruzione. Diberti, Zanini, palla persa, palla persa, mamma mia. Gullo va dentro col motorino, poi Boffelli va per il pareggio. Torrenova era sotto di 8, il parziale è aperto, è di 8-2 per la squadra di Trullo. E D'Andrea segna un canestro incredibile. Il pareggio a quota 32, tutto da rifare. Mi viene da dire fortunatamente che sta finendo il secondo quarto. Tiberti si esibisce nel tiro da 3 punti, ma ribadisco, non è la sua specialità. Torrenova, che sta tirando anche poco da 3 punti, si affida più ai punti decentri. 4/12 Montecatini, 1/8 per Torrenova, tanto poco lo sta tirando. Boffelli sbaglia, rimasto in attacco di Andrea. Boffelli da 3 punti. Vantaggio Torrenova allo scadere del secondo quarto. Bella palla di Meini per Zanini. Dormita colossale della difesa di Torrenova, ma ora vediamo se in 5 secondi Gullo costruisce il tiro della domenica. Sbaglia Tiberti, sbaglia anche lui da metà campo, ma il punteggio sorride a Torrenova. 35-34, ci sarà da soffrire e come nel secondo tempo. Si riprende dal Palaterme la sfida fra Montecatini e Torrenova, ultima partita del 2019 e penultima gara del giro di andata, dove Montecatini ha bisogno assolutamente di una vittoria, ma la gara è finita con Torrenova in vigorosa rimonta. Dopo il 30-22 segnato da Mercante, Montecatini ha segnato solo 4 punti in 4 minuti. Parziale aperto di 13-4 per la squadra di coach Trullo.
mi verrebbe da dire fortunatamente per Montecatini è finito il secondo quarto. Mercante ricomincia con alla stessa maniera con cui aveva iniziato la partita, con un canestro da tre punti. Rivediamo in campo dopo tanto tempo anche Andrea Tommei, che è in campo con Mercante, Vita, Meini e Tiberti. Da tre punti adesso Santucci, rimasto in attacco di D'Andrea, che sta seminando disastri nell'area colorata di Montecatini. 11 per Mercante, ma per D'Andrea anche l'ennesimo fallo subito, l'ennesimo viaggio in lunetta. Realizza Mercante. Realizza D'Andrea, scusate. 2 su 2 per D'Andrea. D'Andrea quota 11. Anche lui in doppia cifra. Mercante, D'Andrea che è stato protagonista di una stagione molto sfortunata. Intanto Tommei sbaglia però da sotto. Peccato. Prima anno di gestione Campanella, si è rotto il ginocchio quasi subito, ha fatto da spettatore quasi tutto l'anno. Fallo ancora alla difesa di Montecatini, nella fattispecie a Vita, terzo fallo per Vita, entra in campo Divaz. Obinna, serve Gullo, poi Boffelli contro Tiberti, gli tira in faccia e realizza un gran canestro Santiago Boffelli, giocatore che può veramente decidere la sfida, autore di 36 punti due settimane fa, quindi giocatore che ha punti nelle mani e non pochi. Meini gira intorno al perimetro, scambia con il Mercante, attacca il canestro, poi scarica per Tommei da tre punti, realizza Andrea Tommei. 40-39, 6 punti di Tommei, tutti dai 6,75. Boffelli per Gullo, il capitano di Torrenova, da tre punti, stile diciamo rivedibile ma sicuramente efficace. Più 2 Torrenova. Tommei gira intorno al blocco, sbaglia da tre punti, nessuno a rimbalzo, palla per Torrenova che si ritrova in vantaggio di due punti. Buona difesa degli uomini di coach Trullo, ma Matteo mi sembra di capire che anche loro, come tutte le altre squadre, primo obiettivo limitare Meini, poi il resto venga da sé. Fermare la cabina di regia e quindi l'impostazione del gioco. Meini che ancora non è andato a segno questa sera, quota zero, ma non ha mai tirato soprattutto. Adesso Tiberti prova a ringhiare su Obinna. Gullo, lui l'autore dell'ultima tripla, poi scarico da Andrea per la corrente Santucci, arriva un fischio contro la difesa, attenzione perché Montecatini è già quota a tre falli in questi primi 2 minuti e mezzo del terzo quarto. Attacco per Torrenova con due punti da gestire, Gullo, esce Boffelli, troppo spazio per Boffelli, un killer Santiago Boffelli. Sade sale a quota 18, attenzione come troppe volte abbiamo visto al Palaterme, il momento che adesso c'è da tenere duro, ma Mercante sbaglia e le avversarie quasi sempre se ne vanno nel terzo o nel quarto periodo. Boffelli, mamma mia, scatenato, nessuno lo tiene, 40-47, momento nero per Montecatini, parziale di 12-6
Marziale di 12 a 6 in 3 minuti e 8 secondi. Tonfoni piazza un sacrosanto timeout. E coinvolgo ancora Federico Guidi di Pistoia Sport. Dal più 8 Montecatini al più 7 per Torrenova, secondo te cosa è successo in questi 12 minuti? Ma i segnali preoccupanti si erano già visti appunto nella parte finale del secondo periodo, quando la squadra ha iniziato a non essere più unita sia in attacco ma soprattutto in difesa. Prima gli ospiti hanno fatto la voce grossa nel pitturato, adesso che evidentemente negli spogliatoi Costo fuori ha cercato di sistemare qualcosa dentro l'area colorata, si sono aperti gli spazi sul perimetro e lì hanno trovato un Califfo che sta seminando da tre punti a ripetizione, trovando canestri su canestri, e basta poco per allargare la forbice. Grazie Federico. Santiago Boffelli già 7 punti in questo quarto, mi sembra sia arrivato a 17 totali. Giocatore con punti nelle mani che a Montecatini manca come il pane. 20 per Boffelli, 5 su 7 da 2, 2 su 2 da 3, ma neanche si sapesse che sia lui il giocatore più pericoloso. Intanto primo fallo di squadra per Torrenova, Gullo, che è l'indiziato a francobollare Capitan Meini. Capitan Meini ancora in modo preoccupante a quota 0 punti. 0 punti per il capitano. Divaz per Tiberti, che si guadagna la linea di fondo, va a realizzare un bel canestro. Palla recuperata ancora da Tiberti per Meini. Tommei non tira, poi Divaz, non è che lui tira, poi Meini, poi Tommei. Buona difesa per Torrenova, Mercante, ma la circolazione di palla del Montecatini è buona. Arriva l'errore però di Miloš Divac, che veramente sta litigando da tempo col canestro. Obinna, fallo di Tiberti, quarto fallo di squadra per Montecatini, che ancora una volta, per l'ennesima volta, va in bonus prima della metà del quarto. Per Tiberti credo sia il terzo fallo, così è, tre anche per Vita. C'è Obinna che ha bisogno di cure mediche, infatti esce dal campo ed entra il numero 5, Sgro. L'avevo detto prima che c'era Sgro, adesso è entrato. D'Andrea per Gullo, la difesa di Montecatini sembra salita un po' di tono. Santucci si arresta, gira, tira, sbaglia, rimbalzo di Meini che guida la transizione a tutta velocità, però è già triplicato. La marcatura sul capitano è asfissiante. Mercante si alza da tre punti, storto, rimbalzo in attacco per Tiberti, poi Meini, poi Tommei, batte Boffelli, conclusione acrobatica di Andrea Tommei. 4-0 il parziale aperto per Montecatini. Ora i rossoblù non devono commettere falli ingenui perché sono in bonus. Ed ecco il fallo in attacco di D'Andrea su Divaz. Prende il gioco con Meini per Tommei, Montecatini cerca di riavvicinarsi dopo che Torrenova era salita più 7. Ora c'è il parziale aperto
dei rossoblù di 4-0, fallo su Meini, che sta cominciando a caricare di falli i difensori avversari. 4:48 alla fine, è entrato in campo Francesco Galli, è uscito Tiberti, quindi qui tetto molto molto basso per Coach Donfoni con le tre guardie, Tommei, Meini, Galli, tutta in campo. Poi Mercante che batte Sgro, ancora Meini per Mercante, raddoppiato, bisogna tirare, bisogna tirare, e Mercante allo scadere, e per una volta ci va bene, per una volta anche a noi, 14 di Mercante, parità, 47 pari. Santucci per Boffelli da tre punti, sbaglia, rimbalzo, è peccato ancora per Boffelli, che un rigore a porta vuota dal centro dell'area, rimbalzo in attacco, 22 per Boffelli. Meini per Tommei, va dentro Tommei, tiro rovesciato, sfortunato nella circostanza, pallone esce, Boffelli si mette in proprio, poi sta per perdere il pallone, l'ultimo a toccare secondo me è un giocatore Montecatini, così è infatti, giusta la decisione dell'arbitro, e Gullo sbaglia da tre punti, rimbalzo in attacco di Sgro, nessuno di Montecatini ha protestato, sappiamo benissimo che l'ultimo a toccare era stato uno di loro, e ora Sgro va a realizzare da sotto, 4-0 di parziale aperto per Torrenova, 3-10 alla fine del terzo quarto, ma Torrenova ha reagito subito al 7-0 di Montecatini. Divaz porta a casa un fallo, lo commette Obinna, due liberi per i montenegrini. Due liberi per respirare, Montecatini era riuscita a rimettere la partita sui binari dell'equilibrio a quota 47, adesso il nuovo parziale di 4-0 per Levante Torrenova, che è avanti 51-47, due liberi per Divaz, tornato sul parquet Cipriani, è uscito Tommei. Un attimo di pausa tecnica sul parquet prima dei due liberi per Divaz. A segno Miloš Divac, terzo punto per lui. Fa 2-2, Montecatini dimezza lo svantaggio. Adesso deve difendere con Galli su Gullo. E con Cipriani messo, che prova a mettere la museruola a Boffelli, ma il cambio su ogni blocco porta sulle sue tracce Mercante, fischio contro la difesa, un fischio contro lo stesso Cipriani se non abbiamo visto male, primo fallo per Cipriani, due liberi per numero 5 Sgro. È corto il primo tiro di Sgro. Segno il secondo personale ed è Meini adesso che imposta la nuova azione, da Divaz a Galli, blocco piuttosto energico ma fischio contro la difesa, contro Santucci. Torrenova che è già in bonus, quindi due liberi nuovamente per Divaz. Thank you.
Stavolta gli esce molto corto il primo personale, sbaglia Divac. Male, fa 0 su 2, si resta a meno 3, 49 a 52, sono i primi due errori dalla lunetta di Montecatini, però arrivano in un momento piuttosto cruciale, adesso Divac su Boffelli, taglio di Santucci, poi la palla sotto per Obin, fischio contro la difesa, che si è lasciata trovare impreparata sul taglio. Ancora due liberi, fase di gioco piuttosto brutta e anche spezzettata, direi. Montecatini che ha sbagliato gli ultimi due liberi, vediamo cosa fa invece Torrenova. Segna Obin e sale a quota 8 punti. Segno anche il secondo, punteggio di 49 a 54. Divac deve attaccare Obinna, tiro molto difficile questo di Divac, direi anche piuttosto forzato, poi c'è un fischio contro Boffelli. Cipriani che ha conquistato un buon rimbalzo. Ora due liberi, vediamo di che fallo si tratta per Boffelli. Secondo. Non è la notizia forse che Montecatini si sarebbe attesa dalla situazione falle di Boffelli. Intanto continua il momento nero in lunetta per Montecatini. Terzo errore consecutivo con Cipriani, stavolta beffato dal ferro. E finalmente si sblocca, cambio per Tonfoni, fuori Divac, piuttosto opaca direi fin qua la prestazione. Al suo posto c'è Zanini, 4 punti da recuperare, ultimi 2 minuti del terzo periodo, c'è bisogno di una buona difesa. Galli su Gullo, adesso c'è Cipriani, palleggio molto insistito, Boffelli nemmeno si aspettava il passaggio, tira in faccia Zanini, mamma mia Boffelli, completamente senza ritmo, nuovamente più 7, 25esimo punto, gran giocatore, grande mano, certo che così tutto diventa complicato. Zanini deve scaricare nell'angolo, Cipriani, Cipriani la rende subito a Boffelli. Sale a quota 9, soprattutto Montecatini torna a respirare a quota meno 4. Azione, mancano solo i 2 secondi, ci prova da lontanissimo Santucci, l'errore, Meini prova a spingere, blocco per Zanini, lo scarico per Galli, penetrazione di Galli in slalom, palla difficile per Meini, ancora Zanini, si gira Zanini, no! Beffato, beffato dal ferro Zanini, era stata un'ottima azione questa per Montecatini. Si resta meno 4 con 25 secondi da giocare. Necessità ancora di spremersi in difesa, ma ancora Boffelli, stavolta sbaglia Boffelli. Obinna sbaglia di nuovo, ma ancora un rimbalzo. Terza azione consecutiva per Torrenova. Gullo, troppo facile. Gullo va dentro. Prende un fallo Gullo. Anzi no, fallo in attacco. Fallo contro l'attacco di Torrenova. Allora, ultima azione del terzo quarto per Montecatini con 6 secondi 8 decimi sul cronometro. Vediamo cosa riuscirà a inventare Capitan Meini. Ultima azione con Meini, 3 secondi, si arresta Meini,
ma arriva il fallo in attacco. Fallo in attacco contro Zanini, e allora la situazione che si capovolge e sarà Torrenova ad avere l'ultima azione con 4 punti di vantaggio. Riceve Gullo, troppo solo Gullo, spara, sbaglia. Terzo quarto che si conclude, Montecatini 53, Torrenova 57. E con lo spettacolo dei piccolissimi del mini basket, i lupetti che si rincorrono per il campo e non vogliono neanche uscire, troppo belli. La parte bella di questo sport, con gli istruttori, vediamo che Matteo Cardelli, Monica Monti, che stanno faticando per farli uscire dal campo. Una scena bellissima in questo pomeriggio, fin qui abbastanza triste. Vediamo se l'ultimo quarto rimedierà. Riusciremo a capovolgere questo punteggio che vede in questo momento Torrenova trascinata dai 25 punti di Boffelli al più, in vantaggio di 4 punti. Galli, Cipriani, Meini, Mercante e Zanini in campo. Boffelli perde palla, recuperata da Cipriani. Meini completa il recupero. Mercante, primo tiro dal campo del capitano, primo tiro dal campo e primo canestro del capitano, 3 per lui. Gullo in possesso di palla, ora fallo di Mercante, la difesa di Montecatini viene punita dall'arbitraggio in maniera un po' troppo severa. Gullo, esce Boffelli, marcato bene da Zanini che lo butta fuori campo. Poi D'Andrea riceve fuori per Sgro da 3 punti, un cross, Inzaghi non arriva, c'è però un infortunio a Santucci che ha provato a contendere la palla a Zanini. Comunque la palla è per Montecatini che ha l'occasione di
riportarsi in vantaggio. Sarebbe psicologicamente importantissimo, che è qui che si decide la partita. Il gioco è fermo, vediamo, gli arbitri vogliono il cambio. Ah no, c'è Santucci che si è fatto male, non capiamo se si è distrotto la caviglia o si è abbattuto contro il sostegno del canestro cadendo. È uscito Santucci, è rientrato Murabito. Galli per Meini, fallo di Gullo su Galli, quasi uno scioglilingua. Esce Sgrori, entra Drigo per coach Trullo. Galli, possesso di palla, la rimessa per Meini che si gira, raddoppiato. Poi Cipriani, spazio per il tiro da tre punti, sbaglia. Rimbalzo di Gullo. Gullo fa il giro del campo col pallone, poi decide di chiamare uno schema. Chiude il palleggio D'Andrea. Boffelli contro Meini, Boffelli ora si trova davanti Zanini, 5 secondi per tirare, deve inventare qualcosa Gullo. Gullo inventa il tiro della domenica, lo sbaglia. Rimbalzo di Mercante, Meini, Meini per Cipriani, ancora Meini, Mercante per Galli da tre punti, sbaglia, rimbalzo in attacco, peccato per Zanini, la palla gli sfugge dalle mani. 8 minuti alla fine, ancora più uno Torrenova. Murabito dentro per Drigo, Drigo si trova chiuso da Meini, Boffelli, buona difesa di Mercante, un secondo, fine, ha finita l'azione, seconda azione consecutiva dove Montecatini riesce a chiudere il canestro. A Torrenova almeno in difesa arrivano delle risposte, ma ci vuole l'attacco adesso, Matteo. Ottima difesa di Montecatini, non è la prima volta che riesce a oscurare un po' l'azione e la vallata a Torrenova, pubblico che si fa sentire come ai vecchi tempi, questo ci fa piacere sottolinearlo, un Palaterme caldo con tanti bambini del settore del mini basket in un momento sicuramente non facile da un punto di vista dei risultati. È la risposta migliore che penso possa dare il pubblico, l'attaccamento, il calore del Palaterme. 7:39 da concludere, per concludere questa partita, l'ultima del 2019. Montecatini deve provare a vincere per sbloccare questa classifica. La prima sfida del 2020 sarà di domenica al Palatagliate contro Lucca il 5 di gennaio e sarà l'ultima partita del girone d'andata. Il coro rosso-blu che si fa sentire con Galli che va a rimettere per Capitan Meini, Montecatini che attacca con un punto da recuperare. Mercante, c'è la difesa zona di Torrenova, la difesa 3-2 chiamata per la prima volta, Galli prova a bucarla, sciocchezza di Galli, palla recuperata da Gullo, da Boffelli a Murabito e poi a Drigo che prova a attaccare il Mercante, ancora Murabito, bravo Meini, bravissimo Meini che anticipa, palla recuperata, Mercante con lo spazio per una tripla, preferisce darla a Galli, Cipriani, tripla centrale, Leo Cipriani, la tripla del più 2, 59-57, torna in vantaggio Montecatini. Adesso serve una buona difesa, 5 secondi per l'azione, Gullo, palleggio troppo insistito, non sa più che fare Gullo, palla persa, recupera Galli,
Zanini si lancia in contropiede, fallo su Zanini, fallo antisportivo fischiato su Zanini contro D'Andrea. D'Andrea che non protesta e Trullo che ha da dire qualcosa ai suoi, a Boffelli e a Gullo. Terzo fallo intanto per D'Andrea. Zanini che ha l'occasione in lunetta, intanto Zanini va a bersaglio. Intanto Meini ha improvvisato un time out a centrocampo con gli altri quattro, gli altri tre compagni. E Zanini sfortunato nella seconda circostanza. Quello che conta in questo momento è che Montecatini avanti 60-57. Si asciuga il pallone. Montecatini avrà una nuova azione offensiva. Con tre punti di vantaggio. Riceve Capitan Meini. Prova il gioco a due con Meini, con Zanini che non c'è però. Allora Mercante. Mercante per Cipriani. 4 secondi, bisognerà forzare Mercante il tiro, la palla sul ferro, la tocca solo per un attimo Zanini. Palla che finisce però a fondo campo e allora occasione sprecata. Per i rossoblù Murabito, per Gullo. Su Gullo c'è Zanini adesso. Obinna. 5 secondi. Gli sporca la palla a Zanini, poi D'Andrea deve alzare la parabola, sbaglia. Ancora una buona difesa per Montecatini. Adesso c'è bisogno di un canestro per provare a mettere un po' di distanza. Meini. Cipriani, finta di Cipriani, penetrazione, va dentro Mercante, la tripla di Mercante è lunga, Galli al rimbalzo ma forse con fallo, è così la spinta di Galli. E allora nuovo time out, stavolta però ci arriviamo con tre punti di vantaggio. C'è anche il terzo fallo di Galli, Raffaello, ma Montecatini nelle ultime azioni, negli ultimi minuti direi, ha alzato e di parecchio il livello della sua difesa. Sì, è tornato a difendere, ha iniziato a difendere forte anche ai limiti del regolamento, perché sono volati diversi contatti per di più proibiti negli ultimi 3-4 minuti, ma direi in tutto l'ultimo quarto, dopo essere andata sotto di 4, Montecatini ha cominciato a menare, tra virgolette, parziale aperto di 7-0. Dal 5-3, 5-7 al 6-0, 5-7, ma la buona difesa sta facendo da parafulmine a un attacco che per ora, fino a questo momento, non ha trovato grandi punti di appiglio, se non dalle triple di Cipriani, da qualche conclusione di Mercante, mentre di là sul fronte Torrenova dominano i 25 punti di Boffelli, che però nelle ultime azioni, bene o male, non ha avuto più rifornimenti a cui era abituato in precedenza. Ora il Palaterme cerca di dare una bella mano ai propri giocatori. Nonostante la classifica dica 0 punti, mi sembra che l'entusiasmo sia rimasto pressoché intatto. Gullo contro Gullo contro Galli. Arriva il blocco di Obinna. Ci gira intorno Gullo, il cambio con Zanini, poi Murabito per D'Andrea, si vede il tiro dalla lettera, lo sbaglia, rimbalzo di Zanini, apertura per Meini quando varchiamo gli ultimi 5 minuti di gioco, 5 minuti alla fine, il cui Montecatini c'entra in vantaggio di 3 punti, e Galli, Francesco Galli, e come giustamente fa notare Matteo, Torrenova non ha ancora segnato in questo quarto, 0 punti dopo 5 minuti e mezzo, Montecatini invece di punti ne ha segnati 10 ed è in vantaggio di 6. E
E ora c'è un fallo alla difesa di Montecatini. Terzo fallo di squadra. Rimessa per Torrenova. Questo era l'unico modo, Matteo, per tornare in partita. Difendere forte. Difendere forte Montecatini in questi 5 minuti e mezzo del quarto periodo. Credo che meglio non avrebbe potuto fare. Ovviamente non è finito. Non è finita. Adesso arriva un nuovo fischio contro la difesa. Quarto fallo. Quarto fallo o di Galli o di Cipriani, non abbiamo visto bene. Adesso Gullo va da D'Andrea, Zanini, francobolla proprio D'Andrea, Boffelli, corto il tiro di Boffelli, buona difesa ancora di Montecatini, Mercante, no, Galli, scusate ma mi è venuto distinto, sciocchezza qua di Galli. E adesso in contropiede contro un Boffelli lanciato, fallo di Zanini. Tecatini che è entrata in bonus nel giro praticamente di 20 secondi, fallo antisportivo anche, se non abbiamo visto male la segnalazione sul contropiede di Boffelli, c'è un antisportivo. Adesso è uscito Cipriani, è uscito Cipriani che probabilmente ha 4 falli. Sul parquet Tiberti, Meini, Mercante, Zanini, Galli. Due liberi per Boffelli per l'antisportivo. Boffelli che ovviamente non sbaglia, 5 su 5 dalla lunetta. Fa 2 su 2, sale a quota 27 Boffelli, prestazione monstre la sua, meno 4 Torrenova, peccato per quella sciocchezza di Galli che ha lanciato un po' il contropiede, ma adesso è inutile pensarci, c'è da difendere. Murabito, spazio per la tripla, corta, rimbalzo lungo nelle mani di Gullo e Boffelli, eccolo là, Boffelli che dopo essersi bloccato sale a quota 30. Riapre completamente la partita, un punto di vantaggio per Montecatini che aveva più 6. Da Meini ancora Galli, ci riprova centralmente Galli, ci riprova e va ancora a segno Galli, 9 punti per lui, tutti segnati da 3 punti, più 4 Montecatini. Canestro importantissimo quello di Galli. Chissà chi tirerà, Boffelli invece la dà a Gullo, poi Obinna, c'è Tiberti su di lui, forse passi, buona la difesa, buona la difesa. Si entra adesso negli ultimi 3 minuti di gioco con Meini, chiama lo schema, esce Galli dal blocco, poi Meini va dentro, bravo Guido, ha capito che era il momento di mettersi in proprio. Non ancora in bonus Torrenova. Non ancora in bonus Torrenova. Meini sperava nel viaggio in lunetta, così non è. 2.55 da giocare, più 4 per Montecatini. La rimessa affidata a Amedeo Tiberti. Esce Meini. Bella palla di Meini per Zanini, gioco a due concluso alla perfezione e Zanini appoggia il più 6, più 6 per Montecatini. Murabito per Gullo, poi D'Andrea, c'è Meini su D'Andrea, gli concede molto Murabito, forse una finta di troppo, si arresta e sulla sirena fischio contro Zanini, un fischio Raffaello forse per l'eccessiva generosità di Zanini, ancora però una buona prova difensiva. Io vorrei che tutti i falli commessi siano così, fossero, siano, non si dice, non lo so come si dice, fossero,
perché vuol dire che è stato difeso con grande ardore. Murabito, due liberi, realizza il primo, più 6, più 5 adesso, quarto fallo in precedenza di Zanini. Due su due per Murabito, 2:20 alla fine, 4 punti di vantaggio. Meini, Galli, Mercante, Tiberti e Zanini in campo. Attacco importante, come cominciano ad esserlo tutti. Da ora in poi non è ancora in bonus Torrenova, ancora un fallo da spendere, mancano solo ora 6 secondi per il tiro. Tiberti deve inventare qualcosa, inventa Mercante una tripla centrale, sbaglia, rimbalzo di D'Andrea, 1 minuto e 55, 4 punticini da difendere. Obinna contro Zanini, che aveva provato l'anticipo, ci riprova ancora Obinna, bravo Zanini, però si addormenta Divac e, scusate, Tiberti, e D'Andrea va ad appoggiare il canestro del meno 2 per Torrenova. 1 minuto e 35, attacco fondamentale, bisogna cercare di fare canestro o portare in bonus Torrenova. Tiberti per Galli, Galli, Tiberti va dentro, si scontra contro la difesa. Galli, 3 secondi, bisogna tirare, tira Zanini da 3 punti! Paolo Zanini, la tripla che non ti aspetti da Paolo Zanini! 10° punto per Zanini, forse il canestro da 3 punti più importante del campionato per Paolino Zanini, che non so se ci aveva mai provato, ma l'importante è che abbia segnato. E ora Mercante chiama tutto il pubblico a raccolta per difendere insieme alla squadra. 1 minuto e 10, 5 punti di vantaggio. Obinna contro Meini, Mutegatini in bonus. Ora Obinna, Meini, palla persa, no, viene data a Torrenova, ma Meini aveva fatto un mezzo capolavoro. 7 secondi per l'azione di Torrenova, 1 minuto alla fine. Cullo per, bella rubata da Zanini, e chi se no, Paolino Zanini, quinto punto consecutivo, più 7, 50 secondi alla fine. Bonfelli va a tirare, va a sbagliare, corregge il tapine D'Andrea, sbaglia ma subisce fallo da Meini, forse Davido dà il fallo a Meini. D'Andrea Lonetta con due tiri liberi, ma il punteggio vede Montecatini in vantaggio di 7. D'Andrea, partita sontuosa, 14 per lui, con 6 rimbalzi. ...15 per lui, meno 5, sempre due possessi di vantaggio, ancora due falli da spendere. Torrenova prima del bonus, Torrenova sceglie di difendere e di non commettere fallo. Montecatini gioca l'attacco più importante del giro d'andata. Meini sta per perdere palla e la perde. E ora la difesa più importante del giro d'andata. Montecatini in bonus e non deve fare fallo, perché sennò manderebbe Lunetta. Torrenova, ci vogliono 24 secondi di grande difesa, come mai fatto prima. Murabito, esce Gullo, riceve, marcato da Zanini, vorrebbe la palla D'Andrea, spalla canestro contro Galli, riceve, semigancio, sbaglia, il rimbalzo è di Paolino Zanini, dominatore del finale,
Mercante sta per perdere il pallone, Galli passa di lì e recupera il pallone, 8 secondi, è finita, finalmente, Montecatini conquista la prima vittoria del campionato, 73-68, finalmente possiamo togliere quel maledetto zero dalla classifica, proprio nell'ultima partita dell'anno, la penultima d'andata, arriva questa vittoria che non sarà decisiva, che non sarà fondamentale, ma che è tremendamente importante per il morale. E ci voleva questa vittoria per chiudere il 2019 con due punti che sbloccano la classifica, consentono finalmente a Montecatini di salire a quota 2. Una vittoria meritata per Montecatini che chiude con 14 punti di Mercante, 12 a testa per Zanini e per Cipriani, dall'altra parte non sono bastati, 30 di Boffelli, 15 di D'Andrea. Raffaello, ci auguriamo che da questo momento per Montecatini, aspettiamo anche il mercato forse, ma intanto comincia un altro campionato. Inizia un altro campionato che proseguirà con la prima giornata del 2020, il 5 di gennaio a Lucca, che è anche l'ultima giornata di andata, ma vedete, il gruppo finalmente rossoblu può festeggiare una vittoria, può andarsi a prendere l'applauso del Palaterme proprio oggi che c'è la festa degli auguri, quindi doppia festa qui al Palaterme. Da Raffaello De Maio arrivano i più sinceri auguri a tutti di Buon Natale, a cui si uniscono quelli di Matteo Marcellini e di Andrea Fiorati in regia. Buon Natale, finisce anno nuovo, ci rivediamo sempre qui al Palaterme per nel girone di ritorno. La prossima partita in casa sarà lunedì 21 di gennaio contro Oleggio. Prima ci saranno due trasferte a Lucca e a Empoli. Buon anno, buon Natale a tutti.